demenza è una sindrome cerebrale degenerativa, progressiva, irreversibile, che colpisce per prima sempre la memoria. Poi abbiamo tutta una serie di disturbi che andiamo a vedere, ma la memoria, soprattutto la memoria a breve termine, è quella che viene compromessa. Vediamo nella diapositiva successiva perdere la memoria cosa significa. Perciò nel momento in cui c'è un cambiamento dell'autonomia della vita legata a un problema di memoria, parliamo di demenza. Se noi andiamo a vedere il nostro cervello cosa fa, una minima parte di quello che fa il nostro cervello, ma le emozioni, l'attenzione, il coordinamento, il calcolo, il pensare, i sensi, fanno tutti riferimento a quello che noi possiamo chiamare archivio memoria. Ma se io faccio sparire l'archivio memoria, cosa succede? Che non ho più quelle informazioni che mi permettono di riconoscere le persone, non riesco più, se devo fare dei conti magari e ci sono dei riporti, ma la memoria a breve termine è quella che mi devo ricordare, che poi devo aggiungere due, ma nel momento in cui penso, continuo a fare il calcolo, mi sfuma via il due e non sono più in grado di gestire questa cosa perché mi mancano dei pezzi. Anche riuscire a a fare delle pianificazioni, a fare delle attività, se non ho più l'archivio dove ho tutte le mie informazioni perché mi è sparito o comunque sta cominciando a sparire sempre dalla parte più breve, cioè della memoria a breve termine, vuol dire che divento sempre più, sempre meno autosufficiente e quando esco, che magari non riconosco più le persone e tutto, tendo a isolarmi perché ho paura di fare brutta figura, non conosco più le persone, mi perdo, perciò diventa poi difficile anche fare uscire poi i nostri utenti quando hanno questi problemi. Perciò la perdita di memoria che sconvolge la vita quotidiana non è un invecchiamento normale, questa si chiama deterioramento cognitivo, chiamiamolo così, mentre invece l'invecchiamento normale con qualche difficoltà, ma è sempre quello che ci garantisce la nostra autonomia, la nostra capacità di fare le cose che facciamo, magari come vediamo adesso ci sono delle differenze che mi possono far preoccupare o meno di quello che mi sta succedendo, ok? Ad esempio nell'invecchiamento normale è più facile che non mi ricordo magari qualche pezzo del mio passato perché mi è sfuggito. Nella persona che ha invece un problema cognitivo è più facile che non si ricordi gli eventi recenti, ma ci racconti la sua gioventù, ci racconti cosa ha fatto e tutto, perché c'è proprio questa differenza tra una situazione normale e una situazione patologica. Questo appuntamento è proprio chiedete aiuto e se vedete dei segnali particolari, meglio fare una domanda in più, meglio chiedere aiuto impropriamente a un medico, a un infermiere che conoscete, piuttosto che tenervi la paura che sia o no un problema di disturbo cognitivo. Quindi chiedete, cioè questo è il focus, il mandato che vogliamo darvi oggi. Siamo qui a disposizione, quindi rivolgetevi al medico piuttosto che all'infermiera, ma fatelo. Assistenza sociale, collaboro e lavoro per il Consorzio Copernico. Adesso stiamo, diciamo, da qualche mese, quindi a partire da gennaio, abbiamo costruito assieme un progetto che si chiama Rete di Prossimità, un progetto promosso dal CIS38 che è finanziato dai fondi di solidarietà popolari. Magari voi del posto ne avete già sentito parlare perché noi siamo stati attivi come sportello a Ronco, diciamo che lo sportello di ascolto destinato ad anziani disabili ha raccolto un pochino tutta la vallata, quindi sia Val Prato che Ronco, ma anche Imbria. Poi ci siamo fermati per un certo periodo, abbiamo fatto invece un evento aggregativo destinato ai nonni e nipoti, non so se ne avete sentito parlare, però con le Food Artist abbiamo fatto assieme delle merende creative con i nonni e con i nipoti a tema Halloween. E adesso si pensava con l'amministrazione comunale di Ronco, in collaborazione anche con Val Prato e Ingria, di diciamo, riavviare questi sportelli di ascolto che sono destinati ad anziani disabili del territorio ma anche alle rispettive famiglie, proprio in un'ottica anche, diciamo, di andare poi ad integrare anche una difficoltà di tipo sanitario con una difficoltà di tipo sociale.
E questo sportello appunto è destinato ad ascoltare e fornire consulenza, saremo presenti noi come operatori di prossimità, dove il nostro compito è quello di andare a raccogliere il bisogno e fare una scheda di registrazione. E generalmente noi abbiamo uno sportello, quindi abbiamo una sede, ma se la persona o non vuole venire allo sportello o magari non ha proprio la possibilità fisica di recarsi perché magari non è autonomito, noi andiamo anche a casa e facciamo appunto questa scheda di registrazione, inviamo questa scheda al C38 dove ci saranno altri assistenti sociali che faranno un'ulteriore valutazione e poi si valuta se attivare o meno un intervento che è un intervento gratuito per 4 mesi della durata massima di 4 ore, dove la persona verrà sostenuta a domicilio, sarà un supporto leggero, dove appunto ci sarà un operatore, un assistente familiare oppure un host in base anche alla situazione e la persona verrà accompagnata a fare la spesa oppure ad esempio verrà accompagnata a fare le visite o ci sarà anche un supporto per quanto riguarda le procedure burocratiche, quali ad esempio l'ISEE, SPID o comunque situazioni complesse dove comunque non tutti hanno le competenze anche informatiche per poter accedere a determinati servizi anche della pubblica amministrazione. Fare per esempio se uno ha bisogno, come chiedere questi servizi, a chi ci si deve rivolgere, come fare? Sì, allora noi come infermieri di famiglia e comunità prima qua avevamo un ambulatorio in questa zona di Valprato, purtroppo è stato chiuso a causa della pandemia, adesso stiamo ricominciando a essere sul territorio, la nostra sede per questo distretto è a Castellamonte e possiamo lasciare una mail, il comune, il sindaco ce l'ha e anche il medico ce l'ha, soprattutto la dottoressa che è stata presentata, quindi se c'è un bisogno di mettersi in contatto c'è un'email e poi l'infermiera può ovviamente con il numero di telefono dell'utente può prendere contatto e venire anche qui nella zona. Ovviamente vi ricordiamo sempre che non siamo noi gli infermieri chi ha bisogno della terapia, della medicazione, della flebo piuttosto che dell'iniezione, cioè questi infermieri qui hanno questo scopo di attivare una rete come appunto quella del sociale o piuttosto quella di aiutare la persona a monitorare il proprio stato di salute. Se la persona ha ricevuto una nuova diagnosi, per esempio del diabete, che è molto famoso come malattia, ma però la persona l'ha ricevuta e ha subito comunque un shock nel suo equilibrio. Allora adattarsi a quella malattia, magari non ha qualcuno che glielo spiega, che gli spiega come sono le terapie, come prenderle, a cosa serve, come riconoscere il segno dell'ipoglicemia quando la glicemia va troppo giù o va troppo su, come rilevare la glicemia, ecco, l'adattarsi a una nuova condizione di malattia, che però non vuol dire che uno è grave. Si fa in modo che il monitoraggio, quindi noi la chiamiamo aderenza terapeutica, che la persona conosca cos'è quella malattia e come assumere il farmaco e come riconoscere segni e sintomi precocemente, in maniera che non vada poi degenerando, complicandosi e dovendo andare in pronto soccorso. Ecco, noi cerchiamo di evitare il ricovero ed è importante questo perché a oggi gli utenti, le persone si recano in pronto soccorso dal medico quando è già un po' troppo tardi.